Molitva za zdravlje duše i preghiera di guarigione. Gospodine, Signore, da chi andare? Tu hai la parola di vita eterna. Gospodine, Signore Gesù Cristo, snažna rečenica, questa frase così forte dal Vangelo di oggi sprone anche a noi. E stasera veniamo dinanzi a te. Osnaženi ovom Petrovom. Rafforzati da questo, noi veniamo a te perché solo tu puoi farci vedere la via all'eternità, perché solo tu ci doni le parole di vita eterna. Nella moltitudine di quello terreno, delle cose terrene che il nostro sguardo vogliono indirizzare a quello transitorio, visibile, palpabile, tu ci doni la tua parola. Ci doni la parola che ha potenza e che ci porta nella vita eterna. Cioè, tu ci doni te stessa. Indirizzi il nostro sguardo verso l'eternità e verso i cieli. E Signore, noi vogliamo sempre stare con te, accanto ai tuoi piedi, e ascoltare la tua parola. Hraniti se tvojim tijelom, nutrirsi di tuo corpo. È così ogni domenica assomigliare a te e camminare per questo mondo. Hvala Kriste, Gospodine Isuse Kriste, Signore Gesù Cristo, ti nam uvijek daruješ slobodu. Tu ci doni sempre la libertà, la libertà nel prendere le decisioni. Ti nikada čovjeka ne prisiljavaš, non costringi mai l'uomo, ma sempre ci inviti, sempre ti offri a noi e sempre ci inviti a risponderti. Nel Vangelo di oggi leggiamo come hai dato la libertà anche ai tuoi discepoli. Anche loro hai chiesto: volete andarvene anche voi? Se, Gospodine, Signore, ogni giorno ci troviamo
dinanzi tante decisioni, tante scelte. Ogni giorno scegliamo tra il bene o il male. Scegliamo se vogliamo sentire te, il vero Dio, o servire i dei terreni. Pomozi nam, Gospodine, Signore, aiutaci in che la nostra decisione sia sempre come la frase del Pietro Apostolo dal Vangelo di oggi. Signore, a chi andare? Tu hai la parola di vita eterna. Ne dopusti, Gospodine, Signore, non permettere che la luce di questa terra, che al momento fanno riflesso, che queste cose ci entusiasmano. Aiutaci affinché il nostro sguardo ogni giorno innalziamo verso te, perché il tuo volto già adesso illumina 2000 anni. E vogliamo scegliere te e con te camminare per questo mondo. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Thank you Jesus, thank you Jesus. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gospodine Isuse Kriste, Signore Gesù Cristo, večeras te želimo zamoliti, stasera vogliamo pregarti di farci liberi i da nas oslobodiš e di liberarci dal legame al peccato, dal legame a quello transitorio e terreno, perché solo tu puoi farlo. Solo tu puoi donarci la grazia e aiutare la nostra natura umana. Tutti i nostri sforzi di farlo con le proprie forze spesso non portano successo. Perciò ti preghiamo, donaci la vera libertà dello spirito, donaci la salute del corpo e dell'anima. Ogni giorno scegliamo te e ogni mattina prendiamo proprio questa decisione e ci incamminiamo con te nella nostra vita. E tu, Signore, sii sempre con noi. Aiutaci nella nostra infermità, nel momento quando il nostro sguardo si allontani e si fermi su quello transitorio. Innalza e indirizza il nostro sguardo sempre verso l'eternità, perché solo tu hai le parole di vita eterna.
Il Signore sia con voi. Tutti voi, le vostre famiglie e coloro per chi stasera avete pregato, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.